quella mattina, e che adesso questo, insomma, è bene che tutti lo sappiano, i consiglieri sono stati comprati con i posti di lavoro. Beh, questo è grave però, lo sta dicendo lei, Rocchi, Lo cioè. dico io, lo dico io. Provate a chiedere alla consigliera di Forza Italia, quelli tre erano rimasti, Marco Di Bari, Liliana Rinaldi e Angelica Ciuffredo. Cioè, Chi gli quella. avrebbe offerto questi posti di lavoro? Il gruppo di Forza Italia con quelli della sinistra avevano fatto proprio un gruppo unito. Cioè Gian Diego Gatta ha raccolto le firme insieme a Paolo Cambo. Cioè, signori, qui stiamo all'assurdo. Il PD con Forza Italia che raccoglie le firme per sfiduciare un'amministrazione di destra dopo tanti anni. Allora, uno può dire, si siede al tavolo, è sbagliato qua, è sbagliato qua, Ma è lei lo sa sbagliato che qua. questa sera con queste dichiarazioni apre uno scenario No, per ma chi spero lei di tenta di essere. aprire un'inchiesta No, su ma questo? spero. Perché Ma io dire una cosa spero. del genere è Ma io gravissimo. spero che si apra un'inchiesta, spero che venga chiamato, così ci mettiamo altri, diciamo, elementi vicini a tutta questa cosa qua. Come il fatto di Gian Diego Gatta, e lo ripeto, ma si deve vergognare dopo quello che ha detto l'altro giorno. Si deve vergognare. Uno, io a lui non l'ho mai chiesto niente. Lui è stato consigliere regionale, aiutato da me, consigliere regionale, aiutato da me, candidato. Quando dice aiutato da me, in che senso? L'ho Anche sempre. finanziariamente, sì, sostenuto, sì. Lo dico ad alta voce, perché non lo posso dire. Io mi aspetto le denunce, le voglio, perché poi andremo a rispondere nelle sedi opportune, tutte e Quindi due. lei ha aiutato Sì, amichevolmente amichevolmente, in. mai chiesto niente. Cosa poteva fare lui da me? Ma cosa potevo chiedere da lui? Però Cioè, com'è no, possibile lei che però ha posso aiutato continuare, però anche finisco. finanziariamente Adesso un estraneo? arriviamo al Ma primo com'è anno, arriviamo possibile? al primo anno della mia amministrazione, siccome io aiuto tutti. Dice, sai, bisogna mantenere la sede di Forza Italia. Dico, va bene, come bisogna fare? Per un anno, e vuole che lui fa vedere i bonifici. Lui mi ha chiesto 500 euro al mese per 12 mesi, 6.000 euro, che io gliel'ho dati, contanti. Un'altra denuncia, mi è andata a denunciare, per mantenere la sede di Forza Italia il primo anno. Dopodiché, lui era candidato alle politiche, e mi deve dar conto di questo. Io voglio andare a rispondere davanti a tutti, perché io l'ho fatto non chiedendogli niente. Cosa devo chiedere? Ma Io devo mi chiedere da lui. perdoni, Rocchi, No, cioè, però glielo devo adesso. chiedere, ci sono prove di questi bonifici che lei avrebbe fatto per Ci sono tutte aiutare? le prove, No, ci glielo devo sono. chiedere Ci sono, perché ci la sono stampa tutte, domani si ci sono incuglia su tutte le questa prove. storia. Poi lui viene candidato a Forza Italia. Poi ha detto, io non ho avuto, secondo te, uno si alza la mattina, adesso diciamo, mi piace un po' rendere un po' serio gli scodici, io faccio l'offerta al Santo, l'offerta alla festa e poi faccio l'offerta a Gian Diego Gatta. Ma scusa, che ha detto che lui tutti fanno le offerte. Ma che offerta? Tu ti sei candidata, avevi bisogno del sostegno e hai chiesto i contributi agli amici. Di che cosa sta parlando? Ma veramente vuole continuare a ingannare le persone? Io ho fatto tutto, ho trasmesso tutto alla Camera non so che c'è la rendicontazione che si fa alla Camera, perché chi paga i caffè? Lui oltre al fatto che non ha mai pagato caffè a nessuno ed è risaputo che non pago un caffè a nessuno. Ma lui quei soldi gli sono serviti, uno perché dopo la candidatura tu devi depositare 20.000 euro al partito per candidarti. Quindi lui ha preso, che va dicendo, che adesso dici bonifici, no, no, può fare tutti i nomi di questo modo. Adesso lui, come ho detto nella mia conferenza, si deve vergognare perché ha mandato a casa un'amministrazione, ha utilizzato delle persone che hanno una dignità professionale e se io avessi voluto offrivo posti di lavoro a tutti, io do i posti di lavoro per meritocrazia, pure io potevo andare Però. da.